detto, il problema del debito, che è un problema naturalmente la riduzione del debito pubblico anche per noi, se ne è parlato a Torino dove il Collegio Carlo Alberto e l'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica hanno presentato uno studio sull'esperienza dei paesi avanzati negli ultimi 70 anni. Enrico Bona ha intervistato per noi Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio. Lo sentiamo insieme, poi la linea torna alla regia subito dopo Telegram. L'impressione che è stata data negli ultimi mesi è che il governo pensava che il modo migliore per ridurre il debito pubblico fosse aumentare la spesa, tagliare le tasse, quindi aumentare il deficit, perché questo faceva ripartire l'economia e quindi il rapporto tra debito e PIL, cioè dimensione dell'economia, si riduceva. Ecco, non c'è stato negli ultimi 70 anni nessuno dei paesi che è riuscito a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL l'ha fatto seguendo questo approccio. Ci sono rischi? Sì, ci sono rischi. Io credo che siamo fragili, però senza un qualche evento che nell'economia internazionale che faccia cambiare l'umore dei mercati non piombiamo in una crisi. Io credo che sia necessario mettere a posto i conti pubblici per rendere la casa Italia più robusta.